Cos'è che ci rendiamo conto che se abbiamo fatto la scelta di un evento di questo tipo un motivo c'è, nel senso che stiamo festeggiando il 30° anno della nascita dei progetti Erasmus, che sono dei progetti che sono completamente a carico della Commissione Europea, quindi voglio dire hanno una valenza che non è soltanto italiana, ma hanno una valenza nell'ambito della nostra comunità europea. A carico significa che da un punto di vista finanziario vengono globalmente messe a disposizione delle somme di euro, insomma abbastanza consistenti, vengono messe a bando, quindi significa che si partecipa dai bandi e quindi vengono eventualmente selezionati i progetti che si ritengono più attinenti a quelli che sono gli obiettivi che la Commissione Europea mano a mano no, sceglie di fare. Allora, lo scorso anno siamo partiti con due progetti, giusto? Il primo è andato in Polonia, un gruppo di ragazzi, 8 ragazzi insieme all'insegnante sono andati in Polonia a lavorare su un argomento che era stato predisposto dal progetto stesso. E poi questi ragazzi più tardi racconteranno la loro esperienza. Quindi dopo io l'ho già sentita l'esperienza, voi avrete no, modo di capire che cosa hanno fatto. E poi stiamo partecipando ad un progetto che invece coinvolge diversi diciamo, periodi insieme ad Annalisa Palano, Uniser di Forlì. Sono praticamente i ragazzi che stanno in questo momento, ce ne sono un gruppo a Valenza, giusto? No, A Siviglia. Sono già andati un gruppo l'anno precedente a marzo in Lituania e stanno facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro, quindi vuol dire che per 3 settimane questi studenti stanno affrontando un mondo del lavoro particolare perché è all'estero. Mi sembra insomma che la valenza sia veramente molto ma molto elevata. La scelta è quella di internazionare il più possibile i ragazzi che vengono in questa scuola e l'internazionalizzazione non passa solo attraverso la lingua, ma passa anche attraverso la conoscenza del resto del mondo. Adesso è ovvio che gli Erasmus sono un mondo limitato alla nostra Europa, però insomma sono delle opportunità veramente molto elevate. Ci tengo particolarmente a queste esperienze, purtroppo mi piacerebbero che le faceste tutti perché comunque sono un valore aggiunto elevatissimo. La Commissione Europea ovviamente non offre questa opportunità per tutti, però insomma cerchiamo di partecipare a più progetti possibili in modo che i numeri possano essere abbastanza elevati. Mi raccomando, attenzione, cioè che sia questa una bella esperienza stamattina e buon lavoro a tutti. Grazie, buongiorno. Bene ragazzi, allora oggi è una giornata importante in tutta Europa perché si celebra Erasmus Days 30. Perché questo numero? Perché sono 30 anni che il progetto Erasmus è stato creato e col tempo, pian piano, da Erasmus è diventato quello che voi state ascoltando, sentite chiamare Erasmus Plus o Plus per i puristi della lingua italiana. Io insegno inglese, quindi dico Plus. Allora, bene, questo vi farò vedere un filmato in cui vi raccontano, è un filmato che dura quasi 4 minuti, quindi una cosa molto veloce, in cui viene raccontato come si è passato da Erasmus a Erasmus Plus, ok? Adesso lo guardiamo. Mi raccomando ragazzi, prendete appunti perché tutto quello che ascolteremo oggi sarà qualcosa che vi servirà per riflettere su quello che poi potrete anche fare nel futuro per indirizzare anche il vostro futuro lavorativo, il vostro futuro di studenti anche a esperienze di questo genere che hanno una valenza formativa eccezionale. Quindi adesso faccio partire il filmato, mi raccomando prendete appunti perché poi vedremo su che cosa si basano soprattutto questi progetti.
said, one of the most important properties it shows to everybody. Well, non si sente. Allora, ascoltate ragazzi, non si sente molto bene, per non perdere tempo, già questo ho bloccato il filmato in questo punto. Come vedete, a sinistra abbiamo 1987, l'anno in cui è nato Erasmus, e 2017 oggi. Vedete, da Erasmus soltanto si chiamava Erasmus più. Higher education, è tutto in inglese il video, però sono sicura che possiate, se è il problema dell'audio, che parlano molto lentamente, quindi si può capire. Allora, e poi oggi comunque aspettatevi una giornata in cui ci saranno diverse lingue che verranno parlate, perché ci sono ospiti, ragazzi Erasmus, stranieri che stanno facendo Erasmus qui da noi, e abbiamo rappresentanti di Spagna, Inghilterra, e anche i filmati che vedremo saranno in lingua straniera, quindi cercate di sforzarvi un pochino. Allora, Erasmus nasce per istruzione superiore, higher education, e vedete, per 3.000 studenti. Con Plus si, non solo si rivolge a istruzione superiore, quindi università, ma anche alle scuole. Infatti, come ha detto la dirigente precedentemente, l'esperienza può essere fatta anche da studenti delle scuole superiori. Si rivolge al mondo del volontariato, al mondo dello sport, al mondo dell'istruzione superiore, quella che si chiama long life learning, cioè una istruzione che dura tutta la vita. E da 3.000 studenti a 9 milioni di persone che sono state coinvolte in questi anni, e si pensa di ampliare la proposta a un numero sempre più ampio di persone. Si è partito da 11 paesi coinvolti a 33 paesi, quindi quanti sono i paesi dell'Unione Europea? 27, forse 26 fra poco, e quindi anche a paesi non solo appartenenti all'Unione Europea. E si è passato da mobilità individuale a mobilità con operazioni strategiche di mobilità che hanno riguardato anche gruppi di persone, comunque molto più ampio il discorso. Adesso vado avanti e lo uso come slide, se non si capisce. Quindi per quello che riguarda l'istruzione superiore, quindi l'università raddoppia la possibilità, chi ha fatto Erasmus raddoppia la possibilità di essere impiegato. Vedete, helps you get a job, vi aiuta a trovare un mestiere. Sempre higher education. Un terzo delle persone che hanno partecipato a programmi Erasmus hanno avuto offerte di lavoro nella azienda dove hanno cominciato a lavorare in Erasmus. E nell'istruzione professionale sono riusciti ad avere un'occupazione molto più velocemente di se avessero semplicemente avuto un'esperienza scolastica. Servizio di volontariato, 3/4 degli impiegati dicono che fare volontariato è una marcia in più per chi cerca lavoro, cioè aver fatto esperienza di volontariato in Erasmus, che è possibile, è una marcia in più, qualcosa in più da inserire nel proprio curriculum, che funziona per gli eventuali datori di lavoro.
Senza pensare che i progetti Erasmus coinvolgono talmente tanti studenti che anche quelli che sono in condizioni di svantaggio possono essere sostenuti in modo di avere risorse economiche che altrimenti non potrebbero assolutamente avere. Anche i rifugiati nei vari paesi. Ma una delle cose più belle è che Erasmus Plus brings people together, avvicina le persone. L'83% di chi ha fatto un progetto Erasmus che riguarda l'istruzione superiore si sente più europeo dopo l'esperienza. L'85% dicono di conoscere meglio, di essere a conoscenza dei valori dell'Unione Europea, in maniera, parlo dei padri fondatori dell'Unione Europea, in maniera più approfondita, e questi sono quelli che hanno partecipato a progetti di volontariato. Chi invece ha partecipato a scambi sul programma Youth, Gioventù, di loro il 94% si sentono più tolleranti nei confronti dell'altro. L'88% si sentono anche avere una maggiore consapevolezza nei confronti dei problemi sociali degli altri. C'è anche un'app per il cellulare, volendo, in cui potete scaricare sui 30, non adesso, not now, però su 30 anni di Erasmus. Quest'anno è già diverso tempo che sono cominciate manifestazioni per festeggiare i 30 anni in tutta Europa, e oggi questa giornata è celebrata da non solo scuole, università, associazioni, un po' in tutta Europa. A Rimini siamo solo noi che abbiamo fatto un progetto, un piccolo progetto di evento. E se voi andate sulla pagina Facebook del Valturio, ho messo il link alla mappa di tutti gli eventi che ci sono oggi, e se avvicinate il mouse su Rimini si aprirà una finestra in cui si racconta questo evento. Ok, io direi che si può anche chiudere. Bene, dunque non vi ho presentato gli ospiti. Allora, abbiamo Annalisa Palano, che appartiene a Uniser, che è una cooperativa sociale che si occupa di mobilità formativa internazionale ed esperienze all'estero, di scambio, di tirocinio, di volontariato, eccetera. Con loro, con questa agenzia, noi abbiamo già iniziato un percorso di un progetto Erasmus Plus, quello che ha dato possibilità a ragazzi
di terza e quarta di partecipare a 3 settimane di alternanza scuola-lavoro, un gruppo in Lituania e un gruppo in Spagna, quello a cui faceva riferimento precedentemente la preside. E poi vi parlerà anche dell'apertura del bando 3, che darà possibilità a qualche studente di quarta, quindi sarete voi direttamente coinvolti, per partire per l'ultima mobilità di questo progetto. Poi abbiamo qui vicino a me Arianna Massotta, che è vicepresidente. Ok ragazzi, abbiamo capito che... Allora, è vicepresidente di SN, che è un'associazione di università che offrono i loro servizi a studenti che sono ospiti dell'Università di Rimini in Erasmus. E abbiamo qui presenti alcuni ragazzi stranieri che sono in Erasmus a Rimini, all'Università di Rimini. Vi alzate in piedi. Can you stand up please to have your seats? Thank you. Ok, thank you. Andrea Gennari, membro attivo di SN. E c'è anche un membro attivo, Andrea, di SN, ESN. Vi porto i saluti di Lorenzo Urbinati, che è il presidente di SN, oltre a essere un nostro ex studente. Bene, allora io passerei la parola a Annalisa per raccontarci un po' di SN. Ciao a tutti, sentite? Allora, ciao a tutti, io sono Annalisa di Uniser, sentite? Sì. Sono molto contenta che ci sia un'ala entusiasta in quest'aula, perché nella mia presentazione ci saranno molte domande. Dovrete rispondere. Quindi sono contenta che avete tutta questa voglia di essere attivi e di parlare. Allora no, a parte questo, io sono molto contenta di essere qua oggi perché, come ha detto la professoressa Orazzi, ho avuto modo di parlare e di conoscere alcuni dei vostri compagni più grandi che hanno partecipato al progetto Moving Generation 2020 e nei precedenti bandi. In realtà io mi occupo più che altro del coordinamento del progetto, quindi non ho molto contatto con i ragazzi direttamente, però... ricevo tutti i feedback delle aziende, tutti i feedback dei partner che accolgono e quindi so tutto quello che succede quando i ragazzi sono fuori in mobilità. E per cui sono contenta di essere qua, perché devo dire che i vostri compagni sono stati molto bravi tutte le volte che sono partiti. Quindi mi aspetto che anche voi, quando parteciperete al terzo bando, siate altrettanto bravi, ma sono sicura che lo sarete. Allora, imbarazzo. Allora, partiamo da Uniser. Uniser. Uniser è la cooperativa in cui lavoro. Cosa facciamo? Noi organizziamo esperienze che cambiano la vita alle persone. Questo è il nostro lavoro. Come ha detto prima la vostra preside, Erasmus è un'esperienza bellissima, ma al momento purtroppo non tutti possono partecipare, non tutti hanno l'opportunità di partecipare. Il nostro lavoro è fare in modo che tutte le scuole d'Italia e d'Europa possano partecipare ad Erasmus e quindi che gli studenti di tutte le scuole vengano messi in rete in modo tale che abbiano questa opportunità. Questo è il nostro obiettivo ed è per questo che lavoriamo. E lo facciamo perché tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita un'esperienza di mobilità di qualche tipo, o più di una. E tutti ci siamo resi conto che sono esperienze che cambiano profondamente le persone e che quindi è importante che tutti abbiano l'opportunità di farle.
Lavoriamo con Erasmus, non lavoriamo però solo con Erasmus, lavoriamo anche con altri tipi di programmi europei, sia pubblici che privati, però oggi parliamo di Erasmus, perché è il compleanno di Erasmus, ed Erasmus fa 30 anni. Non volete fare un applauso? E adesso partiamo con la prima domanda. Vediamo chi sa rispondere. Allora, chi sa perché Erasmus si chiama Erasmus? Dai. Erasmo da Rotterdam. Chi era Erasmo da Rotterdam? Sì, sì, poi... Ma non era per questo che gli hanno intitolato un progetto. Dai, qualcuno sa perché Erasmo è così importante? Adesso ve lo dico. Allora, Erasmus, in realtà si chiama Erasmus per due motivi. Il primo è quello che diceva il vostro compagno, cioè Erasmo da Rotterdam, perché Erasmo da Rotterdam era un teologo, era un filosofo, un pensatore, e ha viaggiato ovunque in Europa. Pensate che Erasmo veniva da Rotterdam, come dice il nome, ma si è laureato all'Università di Torino. E dopo ha viaggiato, è stato a Parigi, è stato in Inghilterra, è stato un po' ovunque. E quindi è un personaggio importante perché a quei tempi, diciamo, non era molto comune che i pensatori viaggiassero così tanto. E poi questo è anche un acronimo, che se vi volete segnare poi dopo vi verrà richiesto. Quindi diciamo, il nome viene da lì. La nascita invece... Avete anche i suggerimenti in doppia lingua, quindi siete... internazionali. Allora, la prima idea di Erasmus è venuta a un'italiana, a una donna italiana che si chiama Sofia Corradi. Dopodiché è stata un'associazione AIGE, che ancora esiste, a spingere per la nascita di un programma che permettesse agli studenti universitari di andare a studiare in un altro paese per un periodo, e ha convinto François Mitterrand, che voi sapete chi è? Chi è? Qualcuno ha detto sì? Vabbè, era un presidente francese comunque, ok? Era un presidente francese, e quindi grazie a questo, diciamo, a queste forze concordanti è nato la prima volta il progetto Erasmus. Da Erasmus siamo arrivati ad Erasmus+. Questo ve l'ha già spiegato la professoressa, molto brevemente. Ovviamente i programmi europei normalmente durano 7 anni, quindi Erasmus dal 2007 al 2013, Erasmus+ dal 2014 al 2020. Cosa cambia? Che nel primo partecipano gli studenti universitari, nel secondo, oltre agli studenti universitari, anche i VET learners, che voi sapete chi sono? Siete voi. VET learners sono gli studenti che appartengono a dei percorsi che si chiamano Vocational Education and Training, cioè educazione e formazione professionale. Voi non siete una scuola professionale, ovviamente, siete un tecnico, però i tecnici italiani, diciamo, rientrano comunque in questa macro area europea, perché voi comunque imparate delle cose tecniche, delle cose professionalizzanti a scuola. Poi ci sono i giovani che possono partecipare ad Erasmus, i membri dello staff, eccetera, eccetera, quindi docenti, eccetera. I settori sono diversi: higher education in Erasmus, quindi soltanto studenti universitari, quindi il settore è quello universitario, invece in Erasmus+, anche l'istruzione, la formazione, la gioventù, lo sport. C'è il 40% di borse in più, diciamo di stanziamento finanziario in più, e molti più giovani in partenza. Questo in generale. Adesso però, quello di cui vi parlerò io, che poi è quello di cui mi occupo, sono le opportunità che voi... adesso avete per partire. Cioè, se voi domani voleste partire, quali sono le opportunità che avete all'interno di Erasmus+. E lo farò anche attraverso alcuni video che però sono sottotitolati, quindi non vi lamentate. Le mie aspettative e le mie speranze erano di conoscere nuove persone e migliorare il mio.
già conoscevo, ma ho imparato a fare le fasi sempre. E mi sembra che se interessa ancora la mia casa, questa presa qui, E ho imparato a essere molto aperta con gli altri, ed è la cosa più importante. Credo che sono totalmente uguale, però differente in quanto a costume, in quanto a tradizione, però in quanto a velocità di una persona, no, è vero. You may have left more of your European neighbors and the theoretical part of the European community. The greatest moment would have to be last night on the stage. When we all came together, it was like a climax of this exchange. It was a great energy behind the stage, all the hard work we put in, all the friends we made, and we really showed up on the stage. Abbiamo visto tantissimi ragazzi che grazie agli scambi, ai training, Erasmus e tutti in action sono cambiati, cresciuti, hanno preso strade completamente diverse. Chi ha iniziato l'università e non voleva farla inizialmente, chi è partito per un anno in BFS senza prima sapere nemmeno cosa fosse Erasmus o non sapere l'inglese, però solo per il fatto di aver conosciuto una realtà diversa ha deciso di provare e di mettersi in gioco. Ok, allora adesso avete capito questo video? L'avete seguito? Quindi avete capito di che cosa stavano parlando? Cioè, cosa stavano facendo questi ragazzi? Il circo. Il circo. Sì, quello era il tema, però che tipo di esperienza stavano facendo? Sì, Erasmus, certo. Diciamo Erasmus Plus è come un ombrello. Dentro ci sono tantissime cose, tantissime azioni differenti, tantissime attività che voi potete fare. Questo è un tipo. Avete capito qual era? Qualcuno che ha sentito una parola? No, a parte Erasmus, parte Plus. No, allora questo era uno scambio, si chiama scambio di giovani. Ok, scambi giovanili. Molto difficile. Perché non va? Aspettate che... Perché non va più? Sì, forse dovrebbe più. Aspettate che mi... Ecco qua. Ok, scusate. Allora, scambi giovanili. Gli scambi giovanili sono delle esperienze molto belle perché voi siete nella fascia d'età perfetta per partecipare. Perché sono rivolte a ragazzi che vanno dai 13 ai 30 anni e sono degli incontri, dei momenti di incontro che possono durare dai 5 ai 21 giorni per ragazzi, per gruppi di ragazzi che provengono da diversi paesi d'Europa. Quindi, quello che è interessante è che, ad esempio, questi ragazzi hanno lavorato sul tema della clowneria. Quindi loro facevano il circo, facevano, non so, probabilmente laboratori incentrati su quello. Però i temi degli scambi giovanili sono tantissimi e vanno da temi più sociali, quindi, non lo so, ad esempio possono essere sull'integrazione, sull'immigrazione o su qualsiasi, però possono anche essere su qualsiasi cosa, quindi ci sono temi legati alla musica, temi legati a particolari culture. Quindi se voi avete un interesse, se voi avete un qualche hobby, lo potete ritrovare all'interno degli scambi giovanili e potete avere l'opportunità di andare all'estero e di ritrovarvi per esempio due settimane
E con altri ragazzi della vostra età, che vengono per esempio dalla Germania, dalla Polonia, e, non lo so, dalla Repubblica Ceca, e lavorare con loro su quel tema lì e fare delle attività. Quindi sono delle attività molto belle perché vi permettono di migliorare ovviamente la lingua, perché siete costretti a parlare in inglese o in una delle altre lingue veicolari, tipo il francese o lo spagnolo, visto che lo studiate, o il tedesco, e anche perché vi permette di conoscere ragazzi veramente di tutta Europa. Come si partecipa? Non si può partecipare individualmente, ma si deve partecipare attraverso un'associazione. Quindi o dovete trovare un'associazione che a Rimini si occupi di questo, e ce ne sono tantissime di solito, soprattutto nelle città grandi, quindi Rimini ce ne avrà, oppure voi potete con la vostra associazione, se per esempio avete, non so, siete parte di un'associazione di volontariato, di un'associazione sportiva, voi potete scrivere voi stessi il progetto. E questo non è difficile in realtà, nonostante possa sembrarlo. Si può fare, perché questi sono progetti rivolti proprio ai ragazzi ed è ovvio che a scriverli saranno i ragazzi. L'altra cosa molto interessante, che non vi ho detto, che però riguarda tutto ciò che sta sotto Erasmus, è che voi non dovete pagare niente. È così. È così. Entriamo senza pagare. Praticamente funziona così. Per questi progetti, di solito, dovete anticipare i soldi del biglietto e vi vengono restituiti tipo all'80%, e poi vitto e alloggio sono inclusi. Cioè, a volte c'è qualche piccola spesa da pagare, però non vi viene, sì. Però non vi viene mai richiesto. Allora, ve lo dico ragazzi per un altro motivo, perché ci sono un sacco di modi per andare all'estero a fare le attività che vi stiamo presentando. Però la differenza tra Erasmus e le altre è che Erasmus è comunque un programma pubblico, quindi comunque copre quasi tutte le spese che avete, se non tutte, quasi tutte, avete sempre una borsa. Se vi chiedono di pagare per accedere, non è Erasmus, sappiatelo, perché c'è anche della gente che truffa con questo. E questo comunque, questi erano gli scambi giovanili. Poi c'è un altro video che però non vi faccio vedere perché, non ve lo faccio vedere per un motivo, perché oggi ci sono con me due ospiti, i primi due, poi ci saranno altri, e cosa avete detto? Le domande le potete fare, basta che siano comprensibili. No, sono spagnoli, però voi studiate spagnolo, quindi li capirete, vero? No? Allora, non studiate tutti spagnolo? Ok. Allora, chi? Perché ha la maglia? E lui è catalano. Ma lui parlerà dopo, quindi io non vorrei dire cose. No, allora, uno dei ragazzi che è qui... Uno dei ragazzi che è qui sta svolgendo in questo momento un volontariato europeo a Forlì, e quindi dopo vi racconterà qualcosa di più su questa esperienza, ok? Perciò salta il video. Allora, il volontariato europeo è un'altra delle attività che potete fare all'interno di Erasmus+. C'è qualcuno che sa cos'è? O che l'ha fatto? O che conosce qualcuno che l'ha fatto? No, va bene. Allora, il volontariato europeo è assimilabile, diciamo, al servizio civile che si fa in Italia. Ragazzi, sapete cos'è il servizio civile? Ok, il servizio civile, partiamo dalle basi, il servizio civile era, diciamo, quando c'era ancora la leva obbligatoria in Italia, le persone potevano scegliere se arruolarsi, quindi fare il militare, oppure fare gli obiettori di coscienza. Chi faceva l'obiettore di coscienza doveva fare il servizio civile, cioè doveva per un anno lavorare in una realtà che era una realtà comunque per scopi sociali, socialmente utili, diciamo, doveva lavorare lì per un anno. Ed era un'attività molto bella. Dopodiché la leva militare è stata abolita, come sapete, voi non la fate, e quindi, però c'è ancora la possibilità di
partecipare al servizio civile. Quindi voi, quando finite la scuola, potete decidere di fare un anno di servizio civile e di lavorare in un'associazione o in un ente di varia natura. Anche nella pubblica amministrazione si può fare. Il servizio volontario europeo è più o meno la stessa cosa, però funziona all'estero. Funziona in Europa, ma funziona anche al di fuori dell'Europa. Quindi è un'esperienza di volontariato, non è un lavoro, ed è un'esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale, nel senso che voi non andate a scuola, non andate all'università. Quello che imparerete lo imparerete dalle persone con cui lavorerete. Quello che è molto bello, si parte dai 17 anni in su, quindi dai 17 ai 30 anni, anche qui quindi la vostra fascia d'età, ci sono tantissimi progetti che potete trovare al link che vi ho messo in questa slide, poi dopo le manderò alla professoressa così le potete ritrovare, e anche qui i temi sono vari, quindi vanno dallo sport all'assistenza sociale, alla cultura, il tempo libero, la protezione civile, l'ambiente, ce ne sono veramente tantissimi. E sono delle esperienze comunque di lunga durata, perché vanno dai 2 ai 12 mesi. Ragazzi, avete domande? Allora, vanno dai 2 ai 12 mesi e ne potete fare anche di più, più d'una nel corso della vita. L'importante in Erasmus Plus è che tutte le esperienze non superino l'anno, quindi non superino i 12 mesi. Quindi voi potete fare ad esempio 2 scambi giovanili da 15 giorni e uno SVE da 3 mesi, poi fare un Erasmus all'università. Tutte queste cose non devono superare l'anno, questa è la regola. E la cosa bella del volontariato europeo è che veramente vi permette di integrarvi nella cultura, perché siete là a lavorare, cioè comunque fate un lavoro anche se è un lavoro di volontariato. E quindi imparate davvero la lingua del posto dove state. Molti ragazzi ad esempio lo fanno finite le scuole superiori prima di iniziare l'università, perché vi aiuta anche se avete dei dubbi, se non sapete, non siete sicuri del percorso da seguire, è un'esperienza che vi può aiutare, ma soprattutto è un'esperienza importante a livello umano. Considerate che per il volontariato europeo, diciamo, quando è nato questo tipo di azione, era rivolta soprattutto ai ragazzi che non potevano partecipare alle altre azioni, quindi ai ragazzi che non lavoravano e che non studiavano. Quindi non è richiesto un livello di lingua minimo. Questo è importante, perché voi potete accedere anche parlando solo e soltanto italiano. Poi è chiaro che la competizione è alta, quindi se sapete un'altra lingua, se sapete l'inglese, se sapete lo spagnolo, se sapete il francese, il tedesco, siete più avvantaggiati. Però in realtà voi potreste partecipare anche semplicemente sapendo l'italiano, perché è un tipo di azione che vi metterà in condizioni di imparare la lingua del posto, anche perché sono periodi lunghi. Avete domande su questo? Stai prendendo appunti? Bene. Bravi. Allora, mettiamo un altro video. Potete spegnere la luce?
Eccoci qua. Allora, possiamo riaccendere? No? Possiamo riaccendere la luce? Grazie. Dai, non è un'interrogazione. Allora, questo filmato invece, avete capito che tipo di attività stava facendo quel ragazzo? Si controllava perché stava facendo... Sì, però che tipo di attività faceva? Tirocinio. Chi l'ha detto? Bravo. Stava facendo un tirocinio. Ragazzi, attenzione. Stava facendo un tirocinio. Ok? Lui studiava evidentemente per un corso di studi per controllare l'acqua, controllare l'ambiente, ed è quello che ha fatto in Sicilia. Ok? È esattamente quello che hanno fatto i vostri compagni che sono andati in Lituania, a Vilnius, e che in questo momento sono a Siviglia. Stanno facendo quello, un tirocinio. E nel caso italiano si chiama, praticamente è equivalente all'alternanza scuola-lavoro all'estero. Quindi chi parte ha l'opportunità di fare delle ore aggiuntive o sostitutive, dipende dal caso, all'estero. Quindi... Vediamo, che qua si blocca sempre. Molto bene. Eccoci qua. E sono le mobilità per i VET learners. Stiamo parlando quindi di tirocini, di stage, in un'azienda. Quindi sono attività che non... Ragazzi... Ascoltate bene perché questo vi serve se volete partecipare. Allora, sono attività che non... Cioè, non stiamo parlando di vacanze all'estero, non stiamo parlando di volontariato, non stiamo parlando di scambi tra ragazzi, stiamo parlando di lavoro, di stage in impresa. Quindi, se voi partirete, andrete a fare un tirocinio in un'azienda. Come lo fareste in Italia, lo fate all'estero. È rivolta, diciamo, in generale agli studenti, ai diplomati, agli apprendisti entro un anno dall'acquisizione del titolo, quindi noi, il nostro progetto in particolare è rivolto alle classi quarte, e può durare dalle 2 settimane ai 12 mesi, in generale. In particolare, il nostro progetto è di 3 settimane. Per partecipare, ovviamente, anche in questo caso, non potete partecipare come singoli individui, potete partecipare solo tramite la vostra scuola, che in questo caso ha aderito al progetto e quindi voi avete questa opportunità per questo motivo qui. E adesso parliamo del nuovo bando. Allora, il nuovo bando aprirà la settimana prossima. Febbraio-marzo. Per il prossimo marzo, quindi state ben attenti perché è una grossissima opportunità. Allora, quindi dicevamo alternanza scuola-lavoro all'estero. 4 destinazioni possibili, che sono Polonia, Spagna, Francia e Cipro. Periodo febbraio-marzo 2018, durata 3 settimane. Quello che... Questo qui, diciamo, questa parte è uguale a quella che hanno fatto i vostri compagni. Voi avrete un processo di selezione e alla fine vi verrà comunicato se avete vinto o no e per quale destinazione. Come sapete si parte in gruppi da 10 e questi gruppi da 10 possono essere misti, quindi possono essere con studenti, anzi non possono essere, sono con studenti provenienti da diverse scuole. È ovvio che nessuno parte da solo della propria scuola, ma si parte sempre magari in gruppi di 2 o 3, però si conoscono anche altri ragazzi. Okay? Le altre scuole che partecipano a questo progetto sono sempre istituti tecnici e professionali di tutta l'Emilia Romagna, sono 13 scuole in tutto. E si parte chiaramente con un accompagnatore che vi aiuta per tutti i problemi che potete avere quando siete all'estero. Quello che cambia rispetto ai vostri compagni o a chi ha già provato a fare la selezione l'estate scorsa è il processo di selezione. Qualcuno di voi aveva fatto il processo di selezione precedente? L'avete fatto, ok. Allora, se vi ricordate, avevate un modulo cartaceo che dovevate riempire, stampare e far firmare. Questa volta non ci sarà più.
ci sarà un form online, quindi voi potrete farlo tranquillamente da casa o da scuola, in base a come deciderete di organizzarvi. Il form online sarà più o meno simile a quell'altro, quindi tutto quanto in inglese. Ci sono delle risposte brevi e delle risposte leggermente più lunghe, e quindi lo dovete fare con un po' di calma, nel senso la parte motivazionale è bene che voi la argomentiate bene, perché è quello che vi dà poi il punteggio. Inoltre, a questo form dovrete allegare il vostro curriculum, come l'altra volta, il vostro documento di identità, tesserino sanitario, come l'altra volta, e la sorpresa di questo bando è che ci sarà anche la possibilità di allegare un video. Sì. Allora, se volete, funziona così. Ragazzi, allora ragazzi, ascoltatemi, io lo so che voi tutti utilizzate WhatsApp e mandate video ai vostri amici, sì, lo fate, quindi siete perfettamente in grado di allegare alla vostra domanda di partecipazione un video che deve durare al massimo un minuto. Vi verrà chiesto di presentarvi e di dire alcune cose di voi, che adesso non vi dico, lo scoprirete quando sarà aperto il bando, in un minuto. Voi potete decidere di farlo, potete decidere di non farlo, però chiaramente è una fase, diciamo, sperimentale questa. Se lo fate è molto ben accetto, viene valutato di più. Okay? C'è una parte di punteggio che viene, questo poi sarà esplicitato nel bando comunque, che viene dedicata a chi fa il video. Quindi provateci, anche perché questi video dovete capire che a noi ce li chiede l'organizzazione che accoglie, ce li chiedono le aziende. Quindi se voi riuscite a fare qualcosa di carino e di simpatico, viene valutato molto positivamente. Ok? E quindi questo è il primo step. Voi partecipate, il bando resterà aperto circa un mese, alla chiusura del bando verrà fuori la graduatoria. Alcuni di voi verranno ammessi a fare la videochiamata col formatore. Mentre nei precedenti bandi lo facevano tutti, questa volta soltanto alcune persone lo faranno, quindi non quelli che hanno superato la prima fase. La valutazione durante la videochiamata invece sarà basata sul livello di inglese e di altre lingue veicolari, quindi spagnolo, francese, tedesco, e poi ci sono alcuni fattori, diciamo, psicoattitudinali che verranno valutati. Allora, non vi preoccupate per il livello di inglese, nel senso che vedo dello scoramento. Allora, non vi preoccupate perché, ragazzi, non vi preoccupate per l'inglese, perché noi sappiamo benissimo qual è il livello dei ragazzi che fanno le scuole superiori in Italia. Non ci aspettiamo che voi parliate perfettamente, però quello che abbiamo visto durante tutti gli anni di esperienza di invio di ragazzi è che non è importante tanto avere una grammatica perfetta o avere un vocabolario eccessivamente ricco. L'importante è avere l'attitudine pronta a rispondere, cioè provare a parlare, provare a rispondere, provare ad argomentare. Questo, poi sicuramente sbaglierete, sicuramente direte degli strafalcioni. L'importante è farsi capire. Quindi questa è una caratteristica fondamentale, sempre. Perché nessuno impara la lingua semplicemente studiandola. Quindi non vi scoraggiate, provate. Tutto il test è in inglese, tutto il video lo dovrete fare in inglese. È chiaro che vi potete far aiutare dai docenti, il curriculum anche lo dovete presentare in inglese, vi potete far aiutare dai vostri docenti di inglese, vi potete far aiutare da, non so, vostri amici che parlano inglese meglio di voi, vi potete preparare, certo. Ma questo è importante perché se non lo testiamo adesso, quando arrivate all'estero sarà uno shock. Il fattore linguistico è sempre difficile da superare, però è bene che voi iniziate a farlo ora, che proviate a sfidarvi già da adesso. È per questo che lo facciamo, non perché vi vogliamo mettere in difficoltà. Ok? Avete domande? È tutto chiaro? Chiarissimo, bravissimo. Va bene, allora da qui, brevemente, le altre opportunità di partire all'interno di Erasmus Plus sono con progetti della scuola,
Quindi altri progetti della scuola che coinvolgono altre scuole o altre organizzazioni, che possono essere gli scambi linguistici, ad esempio, i twinning, i periodi che prevedono anche i periodi all'estero in cui si viene ospitati da una famiglia, le K2, cioè le azioni chiave 2, che sono i partenariati strategici. E poi, oltre a queste, chiaramente tutte le opportunità che riguardano invece gli studenti universitari. Quindi chi di voi andrà all'università potrà fare dei periodi, potrà vivere dei periodi all'estero o per studiare o per svolgere un tirocinio o per scrivere la tesi, oppure ci sono addirittura dei master congiunti. Ora, prima di lasciarvi e passare la parola a ISN, volevo chiedere a Alfonso e Carmen di venire. Venite, venite. Allora, sì, sì. Allora, ragazzi, ascoltate, loro sono molto emozionati. Sì, sì. Parleranno in spagnolo e io tradurrò se non capite, ok? Però sono molto emozionati, hanno più o meno la vostra età, quindi fateli un applauso perché non è facile. Ciao a tutti, io sono Sito, sono della Spagna. Okay. Hola. Sono de la Barcelona y bueno, lo voy a hacer en español. Yo inicié este proyecto hace 2 años, cuando empecé a estudiar el grado de emergencias, y yo estaba aquí como vosotros sentado y no tuve esta oportunidad de que viniera gente a explicarnos también esta experiencia. Simplemente vino mi profesor y me dijo: hay un Erasmus, si queréis os apuntáis. E ha iniziato questa esperienza 2 anni fa. 2 anni fa si trova nella vostra situazione, quindi nella scuola, e non è venuto qualcuno nella sua scuola a dirvi, a spiegarvi come sarebbe funzionato. Per il suo professore mi hanno detto: guarda, se vuoi, c'è questa esperienza, puoi andare all'estero in Erasmus. E lui studiava emergenza. Cioè, quindi è un corso che non esiste in Italia, partiamo da questo. E lui in pratica è un operatore per l'ambulanza. Okay? Sì. Pues yo. Sinceramente, quando mi dijeron lo del Erasmus, lo primero che pensé fue: vale, me voy de viaje gratis. Y me apunté, y bueno, lo hice un Erasmus de 1 mes en Forlì, y me di cuenta que fue mucho más que un viaje gratis, fue una experiencia que creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacer una vez en su vida. Te ayuda a crecer como persona, a abrir tu mente, conoces gente maravillosa, vives experiencias que nunca vas a olvidar. Y me sei iscritto, così. È stato preso, è venuto Forlì, per un'esperienza di 1 mese. Durante questo mese si è reso conto che non è soltanto un viaggio gratis, ma è stata un'esperienza che un'esperienza di vita importante che tutti dovrebbero fare, perché ti apre la mente, ti fa conoscere delle persone meravigliose. Sì. L'esperienza, lo che si vive, ti aiuta a crescere come persona, a aprire tu mente. L'esperienza, tutto quello che vivi, ti aiuta molto a crescere come persona. Sì. Y bueno, también te ayuda mucho a mejorar tu idioma. Yo llegué aquí sin saber nada de italiano, ahora más o menos lo sé hablar bastante bien. Y bueno, acabó el mes, seguí estudiando en Barcelona, y bueno, ahora ya he hecho 4 proyectos de Erasmus Plus. Sí, allora. E poi l'altra questione è quella della lingua. Io arrivato e non parlavo proprio italiano, mentre adesso può parlare, lo parla, lo capisce. Non in pubblico, vabbè. E quindi allora, dopo un mese in Italia, è tornato a Barcellona e continuato a studiare, ma da allora ad adesso lui ha fatto 4 esperienze Erasmus. Sì, e bueno, ora me gustó mucho, me diplomé in Spagna,
terminé de estudiar y decidí hacer el ESB otra vez en Forlì con UNICEF. Ah, ok. Sì, dopo si è diplomato in Spagna, quindi ha finito gli studi, e a quel punto ha deciso di tornare ancora una volta in Italia con Erasmus per fare il volontariato europeo, che fa sempre attraverso UNICEF. Sì, bueno, simplemente decir a la gente que tenga pensado realizar este proyecto Erasmus Plus que tienen que hacerlo con muchas ganas y con una mentalidad muy abierta, porque no es fácil llegar a un país nuevo, a otra cultura, con otra gente. Llegas con gente de tu escuela, pero es muy difícil. Entonces, si no llevas una mentalidad muy abierta, te amargas y te agobias y te quieres ir, que fue lo que me pasó a mí el primer mes que estuve aquí. Me quería ir de Italia a las dos semanas, pero al final conseguí darme cuenta de lo que valía esta experiencia y creo que es algo maravilloso que todo el mundo debería probar. Sì, quando si decide di partire è molto importante fare una mentalità aperta e con molta voglia davvero di partire, perché se non siete molto aperti mentalmente, se non siete pronti all'esperienza, quello che succede è che vi sentite, cioè è molto difficile vivere in un paese diverso e vi sentite giù, vi sentite male, ed è quello che è successo a lui dopo le prime due settimane in Italia, che gli faceva schifo. Però ha resistito e dopo si è reso conto che era comunque era una strada nel modo giusto e ha cambiato mentalità e dopo infatti ha continuato a fare altre esperienze Erasmus, adesso sei felice. Sì, sì. E nada, semplicemente molta fortuna a tutti la gente che lo vuoi fare. Scusa. Molta fortuna a tutti i ragazzi che vanno a fare il suo progetto Erasmus Plus e les deseo lo mejor. Hola, soy Carmen. Vengo de España, de Andalucía, concretamente de Huelva. Yo cuando empecé mi grado medio de administrativo no me comentaron nada sobre las prácticas fuera de España. Allora, lei è Carmen e viene invece dalla Andalucía. Lei sta facendo un grado medio in Spagna, che equivale più o meno alla scuola superiore. Sì. Non so se sono i primi 30 anni della scuola superiore, non so. Comunque, lei studia amministrazione, come voi, e quando ha iniziato nessuno ha detto niente rispetto alla possibilità di poter fare un tirocinio al di fuori dalla Spagna. In marzo, quando iba a empezar la práctica, me dijeron che si me quería venir de Erasmus. No sabíamos dónde, nada, no sabíamos nada, nadie nos había informado de nada. Entonces me quedé en mi pueblo realmente haciendo las prácticas. Una vez que acabé, en junio, me dijeron que si quería venir a Italia, a Forlì. Y dije que sí, lo comenté con mis padres y aquí estoy. Sí, ecco, la prima volta me han dicho que en marzo podía andar en Erasmus. Ma... Pero bueno, Erasmus, ma non le han dicho niente. Quindi lei ha detto no, preferisco rimanere qui e non ha partecipato. Invece la seconda volta lei ha chiesto se voleva venire in Italia e fare un progetto Erasmus, per lì, e allora ha detto di sì. E quindi adesso è qua. Me dieron la información realmente una semana antes de venir. Me dijeron que mi empresa se llamaba Publifest y que no sabía dónde realmente iba a vivir. Llegué aquí y me metieron en una residencia. Cuando llegué a las 9 de la noche, amargada. La maleta me la habían partido. Fatal, vamos, fatal. Llegamos aquí, fatal. Llegamos tres compañeros. Sí, allora lei sapeva che sarebbe andato lì, ma non sapeva dove, non sapeva che te l'avrebbe lavorato. E questo è normale, perché anche noi diremmo l'azienda due settimane prima. Allora, adesso lavoro in un'azienda che si chiama Publifest, quindi la saputo una settimana in Italia.
e dovevo andare in una mostra in Italia, tra l'altro mi hanno anche perso la valigia in aeroporto, quindi era tristissima, arrabbiatissima e non era per niente, diciamo, ben disposta. Era con 3 compagni. Llegamos y llegamos a las 9 de la noche. No sabíamos dónde comer, no sabíamos nada de Forlì, ¿vale? Y estando en una reunión que nos hicieron UNICEF, llegó una chica española que llevaba ya ahora hace 4 meses. Y llevaban pizza. Y nos llamó Arbicero y comimos pizza. Y gracias a ella, yo llegué y yo decía, yo me quiero ir para España, ya. Qué mala experiencia ha empezado. Y vamos, estuve hablando con ella y me intentó cambiar de mentalidad, que la residencia estaba muy bien, que empezara mi rutina día a día, que verá que estaba bien. Y realmente estoy muy contenta de estar aquí, en Casa Colori, que es donde... Ok, allora, quindi siamo arrivati alle 3 di notte, abbiamo portato in questo studentato e abbiamo detto che è stato io mi tornare in spazio, mi fastidio, non voglio fare cose. E poi è arrivata ad accogliere una ragazza, una nostra collega spagnola, che gli ha portato la pizza, che loro non sapevano cosa mangiare, quindi è arrivata con queste pizze, hanno mangiato e il giorno dopo ne ha riparlato. E allora ha cambiato idea, parlando con questa ragazza che si chiama Natalia, che anche lei ha fatto precedenza in Erasmus, ha capito che poteva provarci, quindi ha iniziato a costruire una sua routine, a vivere nello studentato che si chiama Casa Colori, che adesso le piace, e andare a lavorare. E quindi le cose hanno iniziato a cambiare. A raíz de Alba conocí a Citu. Y ya la verdad que hemos llegado mucho, nos hemos dado cuenta que universitario en Forlì somos 34 y de práctica venimos 14. Entonces somos muchos. Ah, okay. Y nos reunimos todos. Ok, quindi loro all'inizio la sola, dopo hai iniziato a conoscere altre persone, gli altri ragazzi che erano Forlì, ragazzi in Erasmus, e si è reso conto che del corso erano in 34 e 14 erano qui, cioè qui. E quindi si è reso conto che erano quasi tutti lì in pratica. E da lì ha iniziato quindi a fare amicizia anche con gli altri e a socializzare con gli altri. Vamos, yo llego aquí, allí hice 3 semanas solo y la verdad que una experiencia muy buena hasta la que llevo ahora, estoy muy contenta con mi trabajo. Sì, lei sarà qui solo per 3 settimane, con l'esperienza che facciamo noi. No. Da 3 settimane. Lleva 3 settimane. Ah, lleva. Sta 3 mesi. Ah, ok. E 3 mesi. No, sta 3 mesi, scusate, sta qui da 3 settimane. Però è molto contenta, adesso è molto contenta e gli piace vivere qui, felice di stare qua. Ci sono domande per loro? Ragazzi, avete domande? Allora, passo la parola alla vicepresidente di ESN che vi racconterà, vi spiegherà che cos'è ESN, l'associazione ESN, e vi presenterà alcuni ragazzi che, come dicevo prima, sono qua in Erasmus da diversi paesi per raccontare un po' come la loro esperienza, dove li fanno Forlì, eccetera. Comunque così guarda che già è molto grande. No, però vabbè, non si può operare.
No, le mie scarpe sono riparte. Riparte come prima. Te lo tieni come prima? Tienilo come prima. Ah sì. Vai. Tienilo come era prima, tanto già benissimo, io vado giù. No, perché giù ci sono. Come al solito ragazzi, intanto approfitto di questo momento per ricordarvi che vi sono. Sì, perché sennò tu vai giù. Bene, prova, scorro giù con le frecce. Scorro giù con le frecce. Vai. Bene, prova. Avanti. Avanti, avanti, avanti. Con la freccia di destra. Sì, però parla non va avanti, spera. Io andrei giù. Tu vai giù. Perché non va avanti. Arriviamo ragazzi, è solo che ovviamente ci sono problemi fisici, va bene. È normale ragazzi, ci arriviamo, ci arriviamo. Ah, vedi tu, vai, sì, con la freccia giù, però sai che io qua dove passi che entrava un po' di salto. Le colleghi di collaborare nel fare, nel chiedere le palle che facevano. Comunque, ricordo la possibilità che avrete di partecipare al terzo anno del progetto posto da Unisert. Quindi poi dopo passeremo tra le classi, faremo probabilmente un altro incontro per riassumere. Sì ragazzi, più o meno siamo pronti, diciamo che sai quando ci perdi tanto tempo a fare le presentazioni sul PowerPoint e poi non escono mai come vuoi. E va bene, andiamo avanti così, va bene uguale. E siete ancora carichi ragazzi? Vi vedo... Sì? Grazie per questo applauso spintaneo. Bene, adesso se fate... poco poco di silenzio e mi state ad ascoltare, prometto che non siamo lunghi, vi raccontiamo cose belle. Allora, vai, prego, cominciamo. Qui dice che chi non si muove non si rende conto delle proprie catene. Ora, questo è un parolone, ragazzi, no? Però è vero se ci pensate, perché comunque se io non provo mai ad uscire da quello che un po' conosco, beh, diventa un po' difficile rendermi conto che sono chiuso in un certo tipo di schemi mentali, che le cose che faccio in un certo modo, magari il modo in cui le faccio io, non è il modo migliore del mondo. Magari è anche difficile da accettare certe volte che la cosa come dico io non è così. Però, ecco, queste esperienze sono tutte esperienze che hanno a che fare con il fatto che comunque devo potermi mettere in gioco e poter dire ma magari io sbaglio. Posso imparare da qualcun altro, che non è facile. Quindi, cosa c'entra l'Europa con la nostra vita? Più o meno lo abbiamo già visto, ma è molto importante il fatto che noi possiamo viaggiare in Europa, cosa che noi magari non apprezziamo fino in fondo, perché anch'io, cioè, ho sempre viaggiato da quando c'era l'Europa, ragazzi, cioè, non è che ho... sono pochi anni più di voi, non tanti. Magari vi sembro un'adulta, ragazzi? No? Ci provo, però no... I'm faking it. Comunque, viaggiare in Europa è molto importante, abbiamo un sacco di compagnie aeree che si occupano appunto di portarci da una parte all'altra dell'Europa tutti i giorni e è molto importante perché abbiamo certi tipi di visti e un sacco di agevolazioni perché appunto siamo parte dell'Unione Europea. Un'altra cosa importante è che possiamo studiare in Europa, penso che abbiamo detto già abbastanza sull'Erasmus e tutte le esperienze che possiamo fare e anche lavorare in Europa, che è anche una cosa che potrebbe interessarvi. Cosa da non sottovalutare perché appunto essendo europei abbiamo la mobilità del lavoro, possiamo andare dove vogliamo e lavorare lì senza aver bisogno di fare tanta di quella burocrazia che sappiamo che in Italia funziona benissimo, no? Burocrazia, dico, fantastico, no? Però ecco, insomma, siamo molto fortunati. Per favore Andrea, grazie. Perché partire? Bene, aprire la mente, l'abbiamo sentito un po' dire da tutti questa cosa di aprire la mente, fantastico. È vero ragazzi, la nostra mente lavora un po' come... abbiamo bisogno di generalizzare perché la nostra mente è fatta un po' a scomparti, no? Allora dice questo lo metto qui, questo va là, ok? Che è vero, però dobbiamo fare un ulteriore sforzo perché non è giusto pensare che tutto è o bianco o nero per forza o che ci sono anche delle cose in mezzo e sicuramente tentare di aprire la mente non è facile, è un processo. Però è quello un po' che cerchiamo di fare con l'Erasmus e anche con la nostra associazione, noi impariamo cose nuove ogni giorno, perché comunque, ecco, c'è bisogno di fare qualcosa, non la può fare nessuno, dicono Andrea fai questa cosa, infatti stiamo dando al povero Andrea un sacco di cose ultimamente da fare e lui le sta facendo tutte, non che abbia molta scelta, insomma, sempre spintaneamente però le fa ragazzi, quindi questo è importante. E poi
arricchire il curriculum. Come dicevamo prima, c'è tra un 23 e un 25% di disoccupazione in meno tra quelle persone che hanno partecipato a uno o più programmi di mobilità, il che immagino sia importante, perché immagino che a tutti interessi trovare un lavoro, se non per niente per non morire di fame, ragazzi, poi voglio dire, no? Se il lavoro ci piace, molto meglio ancora, perciò perché non fare un'esperienza? Apprendere una nuova lingua, anche qui più o meno ci siamo passati, nel senso ne abbiamo parlato, è molto importante, ho sentito anche che voi studiate molte lingue, vi piace studiare le lingue, ragazzi? Ragazzi, ma porca miseria però, dai! Ok, ok, ci riproviamo e fate finta di essere entusiasti, va bene? Ragazzi, vi piacciono le lingue? Fantastico, ragazzi, allora questo fa proprio per... Bravi, bravi ragazzi, complimenti. No, mi preme dirvi quanto sono importanti le lingue, non perché no, però la mia vita non sarebbe stata quella che è stata se io non avessi parlato inglese e spagnolo e niente, per una serie di esperienze, non solo all'estero, ma anche perché mi permette qui nel mio paese di essere sempre a contatto con persone che vengono da altri posti, che poi arriviamo, diciamo, all'ultimo punto, avere un gruppo di amici internazionali. È davvero un qualcosa di fantastico, non ti puoi mai annoiare, perché c'è sempre qualcuno che ti porta le sue idee diverse, i suoi modi di fare diversi, che magari inizialmente ti fanno anche un po' ridere, però è un po' così. Certo, essere l'italiano del gruppo, sei sempre quello che deve cucinare, ragazzi, ve lo dico, cioè, nel senso, la gente che viene si aspetta che tu sei italiano e sai cucinare. In realtà c'è anche la tua confidence, la tua, come dire, ti senti fantastico, sembra che tu sappia cucinare, perché loro non sanno cos'è il cibo italiano, qualsiasi cosa tu gli dai, anche se gli dai una pizza surgelata, loro pensano che l'abbia fatta tu ed è fantastica, ragazzi, cioè, ti senti benissimo, assolutamente. Però anche quello è davvero, davvero molto interessante, ma ti fa davvero crescere a livello personale, perché ecco, stringi questi rapporti con queste persone che sono dall'altra parte del mondo. È vero che in questi giorni con i social media è molto più facile tenersi in contatto, però ecco, è anche tra virgolette difficile, perché poi succedono le cose che sono successe a Barcellona, succede un attentato e tu sei sempre, come dire, ti senti un po' preso in considerazione, perché sai che hai amici in tutte le parti del mondo e che potrebbe succedere qualcosa a loro in qualsiasi momento, ed è aumenta il tuo modo di vedere le cose in un certo modo. Partecipando a questi programmi ti rendi conto di quanto ci siamo diversi, però quanto è importante prendere queste diversità e cercare, insomma, di trovare un punto d'incontro e imparare da tutte queste diversità. Non ditemi che vi sto sembrando una di quegli insegnanti che dicono sempre le stesse cose, no, non è vero, cerchiamo di essere, no? No, vi porto davvero un'esperienza, è stato davvero così per me, e ci rendiamo conto che appunto le divisioni sono inutili. E cancellare gli stereotipi, quindi di nuovo, più o meno è quello, conoscere un nuovo paese e nuove culture. Poi, andiamo avanti? Andiamo? Ah, ok. Se dovesse decidere di non andare all'università, come diceva lei, parlava di alcuni di questi programmi, ecco, io magari prenderei due appunti, se volete. Ci sono l'Eurodisse, che comunque sono sempre tirocini, il Buffing, che è un volontariato, ci sono diverse cose che potete fare anche voi nel caso stesse pensando di non andare all'università. Ognuno prende le sue strade nella vita, quindi non c'è niente di strano. Bene, arriviamo a noi. Chi siamo? Erasmus and Exchange Student Network è un'associazione studentessa che è riconosciuta dalla Commissione Europea. Quindi ecco, abbiamo l'associazione qui a livello locale, ESN Rimini, a livello nazionale, ESN Italy, e poi a livello internazionale, ESN International. Quindi l'associazione è di volontariato, quindi comunque è un qualcosa che devi fare perché hai voglia di farlo, cioè non è un qualcosa che... Io sono qui oggi a parlarvi perché sono contenta di essere parte dell'associazione, perché penso di stare ricavando grandi esperienze per la mia vita, di stare imparando tanto ogni giorno. Ed è davvero un network, ti fa sentire davvero a casa personalmente, nel senso che se io dovessi partire domani per Barcellona, chiamo io se in Barcellona, mi trovano un posto dove dormire, o qualcuno con cui prendere una pizza, non lo so. Oppure, magari la pizza a Barcellona, no, in effetti, le tapas. Tapas? Sì? E quindi...
insomma è sempre molto molto bello sapere di poter comunque contare su qualcuno. E anche per me è importante la parte del locale, perché appunto questi amici un po' da tutte le parti del mondo, certo ti piange un po' il cuore dopo 6 mesi che se ne vanno, però li vai a trovare, ragazzi, la Rai è nel campo con i soldi nostri, cioè nel senso, per forza. Quindi in Europa siamo molto presenti, oltre 520 università, 39 paesi, oltre 14.500 volontari. In Italia ci sono 53 sezioni, oddio, l'ultima sta entrando adesso, e ragazzi anche Unimolise è entrata, quindi non possiamo più dire che il Molise non esiste, quindi fantastico. E siamo circa 1.500 volontari che ci occupiamo di circa 20.000 giovani Erasmus, quindi sono numeri un po' approssimativi, però più o meno avete un'idea. Il presidente oggi si scusa di non poter essere qui, ma è in SWE, che è una piattaforma internazionale, quindi un incontro a livello internazionale per gli SN, che quest'anno è a Milano, e la SWE è la Southwest Europe, il platform, quindi in cui si incontrano i rappresentanti di tutte le sezioni di dal punto di vista locale di Spagna, Francia, Portogallo, eccetera, dalla parte del sud-est dell'Europa e del sud-ovest. Prego, grazie. Ok, come attività principali accogliamo gli studenti, quindi qualsiasi cosa di cui loro abbiano bisogno nei loro primi giorni, che sono molto difficili, come vi dicevano i ragazzi, noi tentiamo di aiutarli. Assistenza amministrativa e alloggio, sì, se hanno un problema appunto con trovare casa eccetera, cerchiamo noi un po' di fare le chiamate, perché anche se qualcuno parla un po' di italiano, comunque può essere difficile nei primi giorni cercare di interloquire con una persona che è del posto, comunque che parla bene italiano o che ha un pochino una S romagnola, capite? Come la mia S romagnola, no, la mia non è una S romagnola, raga, sono romagnola. Comunque, viaggi e tandem linguistici, in cui appunto cerchiamo di migliorare l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, qualsiasi sia la lingua di vostro interesse. E abbiamo degli altri tipi di eventi, come il Social Erasmus, quindi come dicevamo si fa volontariato, portiamo gli Erasmus a fare volontariato in quelli che possono essere, dipende, a volte al canile, a volte facciamo i free hugs, gli abbracci gratis in giro per la città, dipende, possiamo fare un po' quello che vogliamo. E è bello poter portare il loro contributo anche a livello locale. Poi abbiamo l'Erasmus School, che è quello che stiamo facendo qui oggi, veniamo qui da voi, cerchiamo un pochino di spiegarvi cos'è l'Erasmus. Non mi sembra che vi sta interessando molto, qualcuno adesso mi mangia con gli sbadigli da quelle parti. No ragazzi, no. Bene, quindi poi ovviamente facciamo anche feste, perché gli Erasmus sono qui per studiare. Ragazzi, scusate, silenzio, perdonami, un po' delle testimonianze e poi abbiamo finito, ragazzi. Quindi anche feste, attività ricreative di diverso tipo. Ah no, scusatemi, ma guardate che bello che è il logo di SN Rimini. Vai avanti, vai indietro un attimo. Guarda che bello, ragazzi, fantastico, andiamo avanti. Bene, perché fare l'Erasmus? Bene, vi darò una brevissima testimonianza mia. E tra le slide prima c'era scritto che un'altra cosa che aiuta molto quando si va in Erasmus, raga, giuro, sono breve, lo prometto, è una questione anche di indipendenza. Ora, io, nel caso qualcuno non se ne fosse accorto, sono un po' terrona, io vengo da Lecce, ok? Quindi sono qui in Romagna, adottata ormai da 5 anni. Quando sono partita in Erasmus, vivevo già fuori di casa, perciò ho detto, figurati, cosa mi cambia a me, in Italia, Spagna, cioè io ce la faccio. Come dicevano i ragazzi, quando io sono arrivata lì, la prima settimana è stato un pianto, ragazzi, un pianto. Volevo tornare in Italia subito, perché arrivi lì e dici, oddio, cosa ho fatto? Non trovavo una casa, L'apice è stato il terzo giorno, che avevo chiamato di ritorno un'agenzia che mi prendeva un sacco di soldi per trovare una casa, e mi trovo questa casa nel mezzo del nulla. Vado a vedere questa casa, comincio a dire no, non voglio questa casa, allora tipo vado via per andare via, inciampo, cado, mi si strappano i jeans, dico oh mio Dio, basta, voglio tornare in Italia. Poi da lì, dici, non poteva andare peggio di così. Da lì invece
poi cominci a conoscere delle persone che ti aiutano, cominci a fare i primi amici. Esatto, potevi solo risalire, quindi insomma. Quindi ecco, l'esperienza appunto comincia, inizi a studiare in un'altra lingua, inizi a imparare tante, tante cose. Per quanto riguarda appunto l'indipendenza, un altro piccolo cosa, io ragazzi sono abituata al pacco da giù, ora voi sapete cos'è un pacco da giù, probabilmente non studiando all'università, e questa cosa a metà tra il mito e la leggenda, che la mamma da giù invia questi pacchi di 40 kg di roba da mangiare, ma cioè la roba da mangiare che qua non si trova, roba da mangiare che qua si trova però giù è meno cara, roba da mangiare che qua si trova però quella di giù è meglio, quindi insomma tanta roba c'è in questi pacchi. Io ho vissuto con quelli quando ero in Italia, sono arrivata in Spagna, ragazzi non avevo il pacco da giù e mi sono resa conto che dovevo davvero cucinare da sola tutti i giorni, che dovevo davvero trovare qualcosa da mangiare tutti i giorni. E ragazzi, l'ho fatta in qualche modo, cioè sono sopravvissuta, certo sono piccolina, non mangio tanto, quindi era semplice. Però ragazzi, anche lì, indipendenza, tocca a te, non c'è la mamma che fa le cose. Ed è davvero importante perché è una questione di crescita, molto di più di essere uno studente fuori sede comunque. E davvero, ho imparato tante cose. E non so cos'altro dirvi, sennò che dovete partire anche voi e che una volta tornati saremo felici di avervi in ESN per continuare un po' questa esperienza a metà tra l'internazionale e il locale, eccetera. Passo un attimo ad Andrea, che vi dirà due parole sul suo Erasmus. E... Sì, sono due studenti Erasmus qui a Rimini, lui è Mark, spagnolo, e... Ok, perfetto. Allora ragazzi, vi racconteremo molto brevemente quelle che sono state le nostre esperienze in Erasmus, dopodiché abbiamo finito. Allora, io sono appunto di Rimini, nato qui, e studio giurisprudenza all'Università di Bologna. E niente, quello che posso dire è che molto probabilmente ero una delle persone in assoluto meno convinte di andare in Erasmus e quindi di fare questa esperienza, nel senso che quello che pensavo quando si parlava di Erasmus o cose del genere era, cioè, chi me lo fa fare? Sto così bene a Bologna, ho il mio giro di amici, esco, mi diverto, studio in italiano, e quindi perché? Cioè, perché devo andare all'estero, ripartire assolutamente da zero, parlare una lingua che conosco poco, rifarmi completamente un giro di amicizie, di conoscenze, insomma, affrontare una sfida importante. E quindi devo dire che molto probabilmente in Erasmus non ci sarei nemmeno andato, se non fosse stato per persone che invece sono andate prima di me e mi hanno raccontato le loro esperienze, un po' come sto cercando di fare io adesso, e fortunatamente mi hanno convinto ad andare. E devo dire che ancora oggi sono qui che ringrazio queste persone che mi hanno motivato e che mi hanno convinto ad andare in Erasmus, perché è stata un'esperienza fantastica, cioè, non lo dico tanto per dire, lo dico perché è vero, insomma. E sono dovuto ripartire da zero, perché chiaramente in Spagna. Sono andato in Spagna a Valladolid, una città a nord della Spagna, vicino a Madrid, per 5 mesi. E non sapevo lo spagnolo, sono partito chiaramente da solo. Quindi, ripeto, sono ripartito dallo zero assoluto, però è stato fantastico, sin dall'inizio. E vabbè, oltre alle solite cose che posso dire, cioè quella di aver imparato una lingua, quella di aver conosciuto tantissima gente, quella di aver visitato nell'arco di 5 mesi tantissime città in Spagna, e cos'altro potrei dire, che mi hanno aiutato tantissimo fin dall'inizio. Quindi voglio dire, se come me vi sentite insicuri e quindi pensate in questo momento no, non vorrei partire perché ho paura di non farcela, eccetera, eccetera,
e tranquilli, perché in realtà le sezioni di SN che sono presenti in tutta Europa, proprio come noi che siamo SN Rimini, vi aiuteranno fin dall'inizio, insomma, vi accolgono, ci saranno tanti progetti, tante cose, una settimana di benvenuto, un open day, e vi aiuteranno ad ambientarvi nella città, a conoscere sia gli abitanti di quella città, sia chiaramente gli studenti Erasmus come voi. Quindi non sarete assolutamente da soli. E mi sono trovato benissimo anche con gli spagnoli stessi, pensavo che fossimo persone molto diverse, e invece nel momento in cui sono arrivato lì mi sono accorto che ci assomigliamo molto di più di quanto pensassi inizialmente. E non sapevo una parola di spagnolo, l'ho imparato direttamente lì per conto mio andando a lezione, e sono riuscito a passare gli esami, quindi non è stato un problema nemmeno quello. E per una volta mi sono messo alla prova, nel senso, l'Erasmus deve essere anche visto un po' come una sfida, secondo me, una sfida chiaramente non con qualcun altro, ma una sfida con se stessi, e credo che questo sia, almeno per come la vedo io, il punto più importante in assoluto. Quindi ogni tanto nella vita fa bene mettersi alla prova, testarsi, e i risultati, quando ci si mette alla prova, secondo me, indipendentemente da quello che succederà, saranno sempre comunque positivi, cioè sarete sempre in grado di ricavare qualcosa di positivo da un'esperienza come questa, ve lo garantisco. Quindi partite tranquilli e divertitevi. Grazie. Quindi qui abbiamo Amina, she's from London, so please an applause for her. You can. Okay. Sorry. My name is Amina, and I'm from London. I hope you can all understand what I'm saying. I'm here to complete my master's in pharmacy in Bologna University. My Erasmus experience has been fantastico. I've only been here for 4 weeks, and I have already met so many wonderful people all around the world. I love the fact that I'm not only completing my studies in pharmacy, but I'm also learning a new culture, a new language, and making friends from around the world. Avete bisogno della traduzione, ragazzi? Vedete che siete bravissimi, no? Va bene. Dice che è stata qui solo per 4 settimane adesso, ma che è già contenta della sua esperienza perché ha potuto conoscere persone da tutte le parti del mondo, che la sua esperienza è stata fantastico finora, quindi molto brava, ragazzi. Sta finendo il suo master in farmacia ed è contenta appunto di poterlo fare mentre conosce queste persone da tutte le parti del mondo. Another reason why I'm enjoying my experience in Rimini is because I come from London, and in London people are not friendly. In Rimini, everyone speaks to me. Too friendly. Yes. I also love the fact that in Rimini everyone puts eating, sleeping, and coffee before everything. And my three favorite words in Italian is fame, stanco, and piadina. And
I would highly recommend anyone to do Erasmus because you will go back home with many memories and many more friends. And I hope I go back home as a changed person and I hope I can speak more Italian. Grazie. Hablo en castellano, ¿no? ¿Con inglés? No, no, hablo español, español. Vale, vale. Vale. Bueno, mi experiencia de Erasmus, la verdad que por ahora es corta. Solo llevo aquí, mañana hace un mes que llegué a Rimini. Y la verdad que está siendo espectacular. Conoces a un montón de gente. Y lo más importante es que aquí, con la gente que estás y con los amigos y la gente que conoces, son tu familia. No tienes a nadie que pueda venir de un momento a otro y te pueda, como digo yo, hacer una sopa de tu madre o cuidarte como si fuera tu madre, sino que tienes a tus colegas, tienes a tus amigos y eso al final es tu familia. Y dice que la sua esperienza qui ancora è corta, è stato qua domani, sarà un mese che lui è in Italia, e dice che la cosa più importante è che è vero che conosci tantissime persone, ma anche che queste persone poi diventano un po' non solo i tuoi amici, ma la tua famiglia, perché si prendono cura di te come sua madre non può fare, perché non è qui. Yo recomiendo cuando salgáis fuera y hagáis el Erasmus, no juntaros con italianos, porque entonces no aprenderéis la... Pensaba con italianos en plan... No, no. Yo, por ejemplo, me estoy juntando mucho con españoles y estamos hablando siempre en español, 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 y inglés, tal, poco, entonces... Necesitáis juntaros más con gente extranjera de diferentes sitios. Hemos conocido a suizos, azerbaiyanos, es que de todo, húngaros, ingleses, y la verdad que la experiencia es increíble. Dice che quello che vi raccomanda è quando se andate appunto a fare un'esperienza all'estero di non stare solo ed esclusivamente con italiani. Questo è un errore che fanno di solito gli spagnoli qui in Italia e noi italiani lì in Spagna. Perché appunto è molto bello poter conoscere queste persone che loro hanno conosciuto dalla Svizzera, dall'Ungheria, eccetera, perché appunto puoi praticare un po' di più con l'inglese, ma anche con l'italiano, ecco, che è anche una delle ragioni per cui andate a fare lo scambio. E, bueno, soprattutto vais a aprendere a essere indipendenti, a vivere a vostro aire, sin che nadie os ponga orario, sin dare explicaciones a nadie. Y os va a enseñar mucho a tocar un poco la cabeza y decir, oye, que aquí estamos para lo que estamos y no solo el Erasmus vida, sino que también hay que estudiar, hay que hacer un poco de bondad. Dice che appunto impari un pochino e sei indipendente, quindi nessuno ti dà gli orari, nessuno ti dà le cose, sei tu che ti devi un po' responsabilizzare perché arrivi al punto in cui ti rendi conto che non può essere tutta festa, bisogna anche studiare, bisogna anche fare... ciò che è necessario per insomma mandare avanti una casa, una vita, eccetera. Y ya para acabar, sobre todo agradecer mucho a SN de Rimini que nos ha ayudado un montón a hacer un grupo, a hacer una piña nada más llegar, porque la verdad que llegas un poco atontado, no sabes muy bien cómo está todo y SN pues con viajes, con noches de beer pong, con noches de fiesta y noches así, la verdad que se pasa muy bien, se pasa muy bien. Ci ringrazia perché dice che quando arrivi sei un po' intontito, però noi li abbiamo un po' aiutati a farli arrivare tutti insieme nello stesso posto tra il beer pong e i viaggi, eccetera, in modo che si potessero conoscere e potessero stare insieme e conoscersi meglio. Ah, ok. Pregunta, vamos. Ok,
che miedo. Allora, io non voglio fare una critica, però mi stupisce che tu venga qui a parlare di Europa portando una maglia che vuole invitare... Scusate, è una domanda, quindi lui mi può spiegare le sue motivazioni, no? E che mi stupisce un po' questo, capito? È un problema? Hai capito cosa voglio dire? Cioè, penso che noi proponiamo ai ragazzi l'Europa, l'Unione, no? E mi fa un po' male parlare di divisione e metterla in piazza in questo luogo. Questa è una mia opinione molto personale. È una maglia del Fútbol Club Barcelona, non di Catalunya. Grazie. Questi sono i nostri contatti, ragazzi, se qualcuno ha ulteriori informazioni da chiederci o qualsiasi cosa per i nostri eventi, se volete venire, siamo lì. E vi ringraziamo tanto per averci ascoltati. Grazie mille per la vostra attenzione, ragazzi. Ciao. Dove? Qua? Qua? Basta. Il microfono mi sa che... Allora, ragazzi. Lo scorso anno, dal 12 al 19 maggio, la nostra classe è stata impegnata nel progetto Beyond Stereotypes, articolato in due fasi. La prima, come indica il titolo, riguardava gli stereotipi che spesso, ancora oggi, coinvolgono il mondo femminile in ambito lavorativo.
In Glassdoor abbiamo lavorato su varie fonti individuando alcune difficoltà che una donna si trova ad affrontare che la rendono discriminata rispetto agli uomini. Le nostre osservazioni sono poi state riassunte in un PowerPoint. La seconda fase del progetto si è svolta in Polonia, a Bialystok, in confine con la Bielorussia. Qui abbiamo lavorato con studenti polacchi e croati, confrontando le diverse realtà dei nostri paesi, ed è emerso che la situazione è pressoché simile. Oltre al lavoro specifico, che ci ha permesso di parlare in inglese, molto interessanti sono state le altre attività svolte sul territorio, come ad esempio la visita all'università, la visita ai vari musei e la visita alla fattoria. Secondo noi il progetto ha avuto un forte valore culturale, e poi anche professionale, facendoci capire di più quello che la scuola di oggi tende a sottolineare, e cioè l'importanza del lavoro di gruppo, la condizione della fatica e il supporto reciproco. In tal senso anche coloro che generalmente sono più riservati e timidi sono stati incitati ad esprimersi e a collaborare. No, è stata un'esperienza molto significativa, cioè, l'unico problema era l'organizzazione, perché molte volte ci siamo trovati con dei tempi vuoti in cui non sapevamo cosa fare, così. Però è stata una gran bella esperienza e ci siamo divertiti tutti. E dal punto di vista di cose che hai imparato, proprio dal punto di vista dell'argomento che ci hai trattato, riguardava l'integrazione delle donne sul mondo. Esatto. Avete visto esperienze di vari tipi? Sì, esatto, abbiamo anche confrontato le varie, sì, i vari paesi, e comunque nessuno di noi reputa le donne inferiori, quindi non c'era più tanto di però sempre meglio fare progetti di questo genere per sottolinearlo. Esatto. Sì, sì. Okay. Ragazzi, dunque, vorrei sapere se ci sono in generale delle domande, ancora che hanno Direi che abbiamo mandato il quadro. Allora, vi ringrazio per le cose. C'è Trombini, prof. Lavoravamo in gruppo con la classe croata e la classe polacca e svolgevamo attività sempre appunto per l'integrazione delle donne sul mondo del lavoro. Bene, va bene. Ok. Altre domande? No? Bene. Allora ragazzi, vi ringrazio e come abbiamo detto prima, almeno in più classe, riflettete su quello che